Ciao, sono Carlo. Oggi vi spiego come suonare questo divertente riff composto da quattro accordi. Allora, il primo è un La maggiore. Poi andrà sul Si. Il Si era minore. Poi Mi maggiore. E poi ritorna l'ultimo accordo, il quarto, e di nuovo uguale al primo, quindi La maggiore. Per ogni accordo vengono fatti degli abbellimenti. Io vi ho appunto detto maggiore e minore apposta perché sono le note interessate, sono proprio le terze, oltre alla quinta. Cioè, in La maggiore suoniamo La, poi c'è un Emmeron tra il Do naturale e il Do diesis, va a cadere sul Mi, corda di Re, tasto 2. Poi ritorna passando Do diesis La. Allora, in questo caso, armonicamente, io suono la terza minore che cade in Emmeron sulla terza maggiore. Poi quinto grado di La, La, Si, Do, Re, Mi, quinto grado, ok? Poi passiamo a Si. Come avete sentito, lo fa due volte. La seconda volta prende sempre Do, Re, però gioca terza maggiore e quinta prima di passare a Si. Questo gioco ritmico viene fatto anche sugli altri accordi. Quindi sul Si minore, però, viene preso il Do diesis che va in Emmeron sul Re, cioè il secondo grado o la nona, dipende come la trattate, va sulla terza minore, che poi scende sulla quinta. Come possibilità di diteggiatura, se volete tenere la mano ferma per tutto il riff, potete farlo utilizzando un dito, un tasto. Eserciterete molto bene l'anulare e il mignolo. Altrimenti, se non li avete ancora abbastanza forti, potete spostare la mano, cioè quando andate in Si. La stessa cosa che ha fatto sul La, ma sulla corda di Mi, quindi Mi, Sol naturale, Sol diesis, in Emmeron, Si naturale, corda di La, tasto 2, e poi ritorna sul La. Grazie per aver visto il video, spero di esserti stato utile, lasciami un commento, lasciami un mi piace ed aiutami a far crescere il canale. Grazie ancora, ciao, buona musica.